Ciao a tutti, staremo qui e in questo caparraggio siamo qui con un nuovo episodio di Pokémon Discovery. Allora, ho scoperto una cosa bella ma allo stesso tempo brutta. Allora, prima di tutto la cosa bella è che se parliamo con questa tizia ci dà la pozione. E non solo, possiamo anche usarla come market. Il problema è che adesso si compro 10 Pokéball. Il problema è che se andiamo giù, adesso non ve lo farò vedere perché altrimenti mi si bugga e devo ricominciare di nuovo. Se andiamo giù con le freccette si buggerà tutto e dovrete riavviare la ROM. Sì, è l'unica pecca. Per quanto riguarda... Bravo Xinko. Per quanto riguarda Gardenia, è il livello 11 e ha imparato Sand Attack. Quindi spero che adesso basti per distruggere questo Scroopy. Ok, vediamo un po' se basta. Forse non basta, parte subito di PM Miss. Mi piace uno scritto. Ovviamente non attacca più di due volte, perché sono Xinko, quindi ovviamente deve attaccare più di una volta. Poison Sting, aia, questo fa male. Non avvelenarmi. Critta, ti prego. Okay. Adesso attacca uno. Due volte. E siamo morti per il veleno. Ma siete seri? Ma siete seri? Un HP? Il problema adesso è il veleno. È come in terza generazione che si cura quando è un HP oppure mi uccido il Pokémon. Sarà bello provare a scoprirlo. Tu e i tuoi amici potrete aver vinto la battaglia, Marcus. Ma Marcus, sono io quello che ha il frammento. Idioti. Cosa? Ridaccelo! E all'improvviso scompaiono. Dannazione, sono scappati. Xinko, questi ladri fanno parte della Renegable Company. Da quel che ho capito, vogliono ottenere tutti i frammenti. E non si fermeranno davanti a nulla finché non avranno il controllo del consiglio. Dobbiamo aiutare queste persone per fermarli. Iniziamo ad andare in giro per cercare per i frammenti rimasti. Oh, quasi dimenticavo, prendi queste. Le avevo appena comprate. Queste Wood Balls sono... Queste sono Wood Balls, le persone di questo villaggio le fanno. Hanno lo stesso cacciarete delle protoboss, ma sono molto più facili e meno costose. Buona fortuna, Xinko. Ecco. Ecco. Quindi sì, non mi salvo con un HP, peccato. Vabbè, adesso si è ricaricato tutto, quindi scialla. Adesso potremmo cercare anche nuovi componenti per la nostra squadra. Ma che ci fai tu? Chi sei? Tutto questo sporco. Tutta questa terra o fango, credo. L'erba della città sta morendo. È davvero uno spreco con questo bellissimo fiume. Questo villaggio del potenziale. Non mi sono mai introdotta formalmente. Mi chiamo Moon. Ah, Moon.
Ok, sto cercando di catturare più Pokémon. E quindi io dove dovrei cercare più... Oh. Dove dovrei cercare più cose? Non è che magari mi sono lasciato scappare qualcosa qui. Non è che magari... No. Sarebbe stato troppo bello, vero? O forse devo tipo tornare alla spiaggia. Perché se devo tornare alla spiaggia... Boh, controllo qui che magari qualcuno è tornato. Non posso correre, una cosa che mi dà fastidio. Tantissimo fastidio, voi non immaginate quanto. Vediamo un po' se tornando sulla spiaggia succede qualcosa. Scusa, non incontro Pokémon. Cos'è sta roba? Che c'è? Il mio Leafeon non è troppo OP per voi adesso? Seriamente, cioè... Non ho nessuno... Cioè, mi sono fatto un intero percorso senza incontrare Pokémon. A quanto pare la spiaggia è deserta. Sono tutti morti. Unica spiegazione logica. Unica. Potrebbero essere andati a qualche parte. No, no, no. Sono tutti morti. Punto. Deciso io. Quindi non devo andare qui, eh. Non è che magari mi si è buggato il gioco e tipo non mi fa... Ah. Ecco. Oh, Wingull. Non ti catturerò, quindi sta tranquillo. Sta tranquillo, Wingull, ti ucciderò e basta. One shotato, vero? Brava Gardenia. È una mia bellissima Gardenia. Con queste voci molto, molto mascoline. Sì, 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 bla bla bla, biribiri biribiri, papà. Krabby. Non me frega un cactus de Krabby. Razor Leaf. E muori. Sì, l'ho voluto overshottare. Ancora non sono sicuro se faccio più danni con Razor Leaf, perché comunque ho lo stab, oppure con azione. Ok, io ci provo, ragazzi, eh. Se non lo shotto, lo catturo. Ovviamente. Che vi aspettate da me? Cioè, voglio catturare un Pokémon, ovviamente non lo shotto. Adesso sta a vedere che mi appare un Pokémon che odio. E sicuramente non lo shotto. State a vedere, va? Betel of Megusta, ma non lo catturerò. Voglio aspettare a catturare Pokémon. Prende Krampus, quello è tipo un insta cattura. Quanto mi dà fastidio non poter correre nell'erba alta, ma... Ecco, questo è successo perché io non me ne sto zitto. Però mi stavo lamentando del fatto che non ho incontrato Pokémon. E adesso... Li sto incontrando tutti. Bella cosa, vero? Ok, mi stavo perdendo un attimo perché c'è troppo verde. E parlando di verde, all'improvviso Oddish. Oddish Shiny a caso. Sto premendo la barra spaziatrice nella speranza che tipo acceleri. Ma purtroppo non succederà, perché sto usando il nostro GBA e non il Virtual Boy. Il Visual Boy, più che altro. Oh, livello 12. Che cazzo però. E basta. Dopo un po' mi rompo anch'io, ok. Dovevo starmene zitto prima e non lamentarmi del fatto che non stavo incontrando Pokémon. Che poi anche io che magari mi faccio... Devo andare su o giù? Su, su, su.
Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su. Ah, a proposito, qua dentro che c'è? Tu chi sei? Non mi dai nulla. Allora, puoi anche andartene. Sì. Vabbè, comunque. Non è che allora magari devo parlare con te. Non è che allora forse devo tipo cattare qua. GGVP Xinco, GGVP. C'era uno spezzasotto e non me ne sono accorto. Bravo Xinco. Ho perso quanto tempo? Ho perso quasi tutta la registrazione a girare attorno a caso. Bello. Questo chi è? Adesso gli parlo. Item, sì, chi se ne frega. Oh! Wellrop. Oh, sacchiello. Bella, bella sta idea. No. Colpa tua, dammene un altro. Dammi. Fanculo. Vabbè, comunque è bella l'idea del fatto che ti devi avere una corda e un secchiello per poter cercare nei. Come si chiamano ste cose qui? Com'è che si chiamavano? Nei pozzi, ecco. Per cercare nei pozzi. Beh, bello. Bella idea. Un punto in più per questa croma. Allora, che cos'è un incontro qui? Che Pokémon incontro? Se sono gli stessi di prima non mi gusti. No, vai, non mi gusti per niente. Take all. Boom. Mi dispiace, ma non farei di tempo a farmi i big danni. I big damage. Ma. Vabbè. Il bello è che non posso manco comprare un antidoto. Per colpa di quel bug non posso comprare un antidoto. Magari a fine registrazione ve lo faccio vedere il bug. Magari. Ovviamente no. Per fortuna non sto facendo un altro, che altrimenti sarebbe già persa per due volte di seguito. Ok, siccome c'è Veni. Oh, Shroomish! Anche Shroomish ha Spargispora, quindi andiamo di attacchi a distanza. Sempre che questo venga a contatto con un attacco a distanza, perché non si sa mai. Assorbimento, mi dispiace ma non mi farei nulla. Mi farei un HP, appunto. E recupererai un HP. E dai, puoi crittare una volta, no? Che ti costa, Gardenia? Non adesso, propriamente, perché altrimenti mi sentirei cattivo. Ok, non ha crittato. 55%. 55%, what? Oh! Ok. Gimmi tutto. Sì, gimmi. Cioè, bravo, sì. Dammi tutto il cibo che hai, adesso. Per favore, lasciatemi andare questo cibo per il villaggio. Senza questo potremmo morire di fame per giorni. Eh? Senza di questo saremo affamati per giorni. Oppure moriremo. Non andrai da nessuna parte a meno che tu non ci dia quel cibo. Daccelo oppure ti uccideremo e lo prenderemo comunque. A te la scelta.
What? This is a level of will? Ah, questo... questo è un evento per il livello della volontà. Ogni evento sarà... sarà mostrato con un low... con uno stamp low prima di ogni evento. In pochi secondi ti verranno dati due... due... come si chiamano? Due scelte, ecco. Puoi scegliere se salvare il... come cavolo si chiama? Se salvare l'abitante e ottenere un will point. Oppure puoi... oppure puoi lasciare che i... gli scagnozzi rubino il cibo e uccidono il villaggio. Che ti porterà via due low points. Allora, le scelte malefiche ti daranno... ti toglieranno molto più... ti toglieranno più punti in confronto a quelle alle scelte buone. A certi punti della storia otterrai dei cambiamenti, ma questo sta a te deciderlo. Quindi scegli... quindi scegli te che storia, che tipo di storia vuoi scegliere. Che scelta farai? Bene, ed è proprio qui che volevo fermarmi. Perfetto, 17 minuti, anche se ho cazzeggiato piuttosto tanto. E questo è ciò, è qui dove entrate in gioco voi. Siccome posso scegliere se fare la storia e fare il santarellino e quindi salvare il tizio, oppure fare il cattivo e aiutare i nemici, la scelta sta a voi, ragazzi. Come volete che io faccia questo gameplay? Lo faccia ottenendo punti volontà oppure perdendo più punti volontà che posso? A voi la scelta. Scrivetelo sotto nei commenti, quindi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Bye bye!